Buonasera, ben ritrovate e ben ritrovati a tutti. Come state? Ciao Pietro, buonasera. Stasera continueremo le nostre avventure in quel di Lodoss War, che è un gioco che mi sta prendendo tantissimo. Devo dire che ci sono dei punti in cui ho delle difficoltà, però mi piace questa cosa. Mi piace abbastanza, devo dire. Quindi bene. Stanco? Sì, una giornata assurda. Cioè, che ti è successo? Racconta. Mannaggia, mi sembra tutto a te capitano, Pietro. Ma che cavolo? Oh, oggi è uscito il coso, il tuo video. Vabbè, penso che tu l'abbia visto, ovviamente. Quindi diffondilo. Fai sentire a tutti i tuoi lavori. Per fortuna domani lavoro da casa. Ah, meno male. Sì, anch'io, questa è l'ultima settimana di lavoro. Poi sto in ferie 2 settimane. Ah, che bello. La prima delle quali me la godrò parecchio, devo dire. E approfitterò per sfoltire la lista dei titoli da portare, vi avviso subito, anche a sorpresa. Diciamo, Franciccio, sei tornato! È più forte di prima. Che bello! Applausi a Franciccio! Ah, che bello, adesso sono proprio tranquillo. Franciccio, ti sei grazie Franciccio, sono quasi commosso, sia per il tuo ritorno sia per il fatto che ti sei abbonato. Ora ci devi raccontare, ovviamente, a grandi linee, come va, come stai, sei a casa tua nuova, come va il lavoro, a che ora ti svegli la mattina, se mangi le verdure. Mi raccomando, io sono preoccupato, Quanto è che manchi? Io ho perso proprio la cognizione del tempo. Un mese, quanto è che manchi? Mamma mia. Ti sei perso un sacco di cose? Vabbè, penso che poi te le sei alla fine recuperate. Però stavamo dicendo che stasera ci dedichiamo a Lodoss War, che è uno dei Metroidvania ultimi, quelli che avevo inserito ultimamente. È un mesetto, sì. Eh sì. Porca miseria. Ah, grazie tantissimo dell'abbonamento, Franciccio. So veramente tanto. Cioè, posso immaginare quanto insomma sia voluto e insomma. Grazie. Un mese. Ok. Allora, io direi di iniziare. E a questo punto la sigla che sta per arrivare è dedicata chiaramente al ritorno di Franciccio. Ci sta tutto. L'avrai già vista, ma non l'hai mai vista ancora in live, quindi... La tua chitarra, come hai visto, non si è arrugginita, si è mantenuta bene, l'ho oliata tutti i giorni. Vuol dire che è arrivato il primo stipendio... Sì, è per quello, no? Io so che ha sempre avuto questa voglia di contribuire, e quindi adesso che finalmente ci è riuscito, son contento, ma per lui, perché so quello che vuol dire l'indipendenza, no? L'indipendenza economica. Hai festeggiato col primo stipendio? Esatto. Bene, ora ci fai qualche spot di racconto su quello che stai vivendo ultimamente, su come ti sei sistemato, eccetera. Poi magari, come dicevamo, ci racconterai meglio, se ti va, in un futuro angolo della community. Il primo stipendio di 10 giorni. Beh, comunque sempre stipendio è. Dai, iniziamo. Bentornati a tutti, ragazzi. Soprattutto a Franciccio. Eh sì, bisogna cominciare prima o poi da qualcosa, no? Giustamente. Ah, che bello, sono contento, dai. Ti ho aspettato per fare le cose principali, che so che mi avresti tolto il saluto se le avessi fatte senza di te. Come ovviamente Phoenix Wright. Ma anche, per esempio, cose di visual novel. Aspetta, ma io... scusate, devo un attimo raccapezzarmi. Che stavo facendo? Ah, abbiamo fatto il boss l'ultima volta, quindi devo salire? Cosa abbiamo preso col boss? Madonna, non mi ricordo un cazzo, non ho fatto l'altro ieri.
Ma è grave questa cosa. Non ditelo a Subi, per favore. Perché facciamo finta di niente, sennò mi prende per il culo. Giustamente. Grazie. Dobbiamo salire, immagino. Dai, dai, proviamo a salire. Vabbè. Ma certo, ma che scherzi. Ma non l'avrei mai... Non ti avrei mai fatto una cosa del genere. Ma in realtà come prossimo gioco adesso volevo farne uno che è molto breve. Aspetta, aspetta, qua forse... Sì, riesco. Che è molto breve. Ma sta prendendo un sacco di persone ultimamente e... Devo dire che secondo me è carino anche da fare in live. Almeno la prima puntata. Quindi probabilmente la prossima volta vi... Faccio una piccola... pausa a Lord of War e vi faccio vedere quello, perché non resisto più. Poi vi spiego anche il perché non resisto più. E poi volevo giocare, per esempio, visto che è estate ed è, insomma, e ci sta tutto, ai Lego. C'è quello da fare, che quello è molto leggero da vedere, molto simpatico, divertente. Poi che altro? Ci sono le cose Amiga. Quindi appunto quel gioco che abbiamo comprato un paio d'anni fa, no, l'anno scorso, per Amiga, Dungeon Crawler, da fare sempre con la mappa ovviamente. Ah ecco, qui c'avevo una delle chiavi da usare. Non hai abbastanza chiavi? Beh, bene, quante ne servono? 5? E che come faccio a sapere quante ne servono? Me lo dovrebbe dire forse quell'orologio? Ne servono... 9 e 3, 12 chiavi servono? No, non credo. Credo che sia illegale andare avanti con Phoenix Wright senza Franciccio. Se è una cosa costituzionale proprio, sì. Sono d'accordo. Ti sto guardando dalla TV usando il cellulare come hotspot, quindi credo che il delay sia un po' più alto. Ok, va benissimo. Come va la connessione lì? Ahia, ma qua non si vede un cavolo di niente. Ah, perché sono loro che rubano la luce, carino. Come va la connessione nella tua casa? Madonna, nella tua casa. Ma ti rendi conto che hai una casa? Vivi da solo? È bellissima questa cosa. Mi stai guardando sul televisore? Grazie, bello. Non credo di essere mai apparso sui televisori di nessuno in questi anni. Beh, questo non è proprio facilissimo come pezzo, comunque. Ok. Bubble Tree. Ecco, facciamo un po' di healing, perché i buchi sullo sfondo. Ok, ora non torno indietro per vedere a quali buchi fa riferimento, perché sennò muoio. Però potrebbe essere. Ok, dai. Allora, adesso dove andiamo? Andiamo di qua o di sotto? Perché il problema è che poi si rianimano tutti quelli. La connessione è al massimo, al contrario dell'agriturismo in cui andava bene se prendevo un attacco. Ma tu hai una fibra, cioè un contatto fibra, o che ne so, ADSL, eccetera, no? A casa? O sei col wifi del cellulare? Oh, guarda qui. Ragazzi, io vi chiedo scusa se mi sentite spento, ma sono davvero a pezzi. Ma e poi non ci hai detto che cosa è successo, Pietro? Ah, il lavoro, ecco, sì, ce l'hai detto da solo, che sono stato distratto da ritorno di Franciccio. Eri praticamente da solo e sono successi peggio, ma è sempre così, guarda quanto te capisco. Mannaggia, dai, mi dispiace, beh, se sei distrutto e basta, che non è successo nulla, poi a livello lavorativo basta una bella dormita e via. Comunque non ti preoccupare, ci mancherebbe. Non ci sono galli che cantano alle 4 del mattino, per fortuna. Ciao! Ah giusto, a te ti uccidevo da lontano, perché facevo molto prima. E qui c'è un'altra chiave, ottimo. Ok, quindi ora forse potrei aprire quella cosa. Tanto domani dormi un po' di più, infatti. Per ora sei con la connessione dati del cellulare. Ah, ok. Più avanti mi farò anche il contratto internet, ma certo.
Ma il contratto cellulare ce l'hai infinito? O c'hai i giga fissi? Perché insomma mi dispiacerebbe prosciugare tutti i tuoi giga. Arco oscuro. Bello. Quindi ora devo tornare. Ecco il paese. Ora devo tornare indietro perché ho tutte le chiavi. Proviamo. Ma puoi riuscire a salire e darci oppure. Ok, grazie. 100 giga al mese, beh. Yes, erano 5. Comunque hai ragione, avevi ragione, Francisco, c'erano 5 buchi. Bravissimo. Vediamo cosa abbiamo fatto ora. O tu che osi discendere nelle profondità dell'abisso. Se è ciò che desideri, sarò felice di accontentarti. Ma io non è che abbia proprio tutta sta voglia di andare nell'abisso. Comunque, parliamone. Ne parliamo? No? Non ne parliamo. Va bene. Ok. Interessante. Ora ho più paura di prima. Salve. Che palle sti cosi. Ok, ciao, eh. È il mastro di. Francisco è il mastro di chiavi, è vero. E tu sei il guardia di porta. Pietro? Comunque non ci sono passaggi segreti in questo gioco, devo dire. Franciccio is back, grande. Allora, che ne pensi di questo gioco, Franciccio? Ti gusta? Non so se l'hai visto poi in differita, se hai avuto tempo, modo, anche sbirciato. Ok, va bene, vediamo. Ok. Ah, per ora devo dire che non mi sono quasi mai perso, eh. Cioè, raramente non sai dove. Io qua salvo. Approfitto del fatto che c'è un portale accanto al salvataggio. E non ho mai avuto grossi problemi di orientamento. A parte una volta, se non erro, che avevo avuto un secondo di sindrome da Ryoga. Quello che sto vedendo finora mi sta piacendo bene. Whee! Qui mi sa che serve il coso. Wow! Alla faccia dell'arco! È fortissimo! Io sarò sincero, non riuscirei mai a orientarmi se vedono i decenni di esperienza. Beh, dai, no, con la mappa. Sì, è vero, un po' di esperienza ci sta, dai. Ma questa cosa che non ci sono i passaggi segreti mi sta proprio logorando. Oh, salve. C'è un boss. Questo proprio. Te l'hanno messo proprio per il tuo ritorno, Franciccio. Vai, proviamo. Salve. Un'altra persona smarrita. Sei la benvenuta. Carla. La faremo finita qui e adesso. Parla finita? Vorrebbe dire rompere l'equilibrio. Non sarebbe un nuovo inizio, ma l'inizio della fine. E per questo costringi gli altri a combattere in eterno? Credi che una guerra infinita diventi giusta se è per preservare l'equilibrio? Non si tratta di giustizia, ma di verità. Il sogno del Cavaliere di Lodos conduce solo alla morte e distruzione. Il Cavaliere di Lodos? No. Non ti permetterò di insultare oltre il sogno di Parna. Sia la giustizia che l'amore non possono che infrangersi contro le onde della verità. Me minchia quanto sei poetica. O hai il coraggio di dire che non lo sapevi già? Taci! Taci, stronza! Sarebbe stato molto più figo. Comunque un altro Metroidvania che dovresti giocare è Shantae and the Seven Sirens. Ma non l'ho già giocato, Franciccio, quello?
Quale abbiamo giocato insieme qui sul canale? Shantae and Half Genie Hero mi sa. Sì. Ok, lo segno. E poi tra l'altro tu hai riscattato anche quell'altro, Sundered. Ah, ma questa l'ho già fatta però. Oddio, ma un'altra volta dobbiamo farla? Ma era già difficile la prima volta, ma immagino la seconda. Via, 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 via. Cosa cazzo di perina sta succedendo? Level 3. Ok, hai delle cose nuove bellissime, sei molto carina. Cazzo. Cavolo, ti stai inventando. Bastarda. Ho capito. Togliti, togliti, per carità. Dicevo, tu hai riscattato Sundered anche. Quello non me lo dimentico e tranquillo, prima o poi lo faccio. Però io vi ricordo, ricordo a tutti quelli che hanno riscattato un gioco, che non ho già giocato ovviamente, che potete modificare la scelta quando volete, come volete. I giochi riscattati sono sul canale Titoli da giocare, quindi ve li ritrovate tranquillamente lì. Questo serve a non farvi sprecare i punti nel caso in cui magari trovate qualcosa di meglio. Niente, niente, no, no, non ci sto, non ci sto. Va bene, sei più forte di prima, abbiamo capito. Allora, tu fai una cosa bruttissima, però. Macchio, come faccio? Sbagliando completamente tutte le sinergie. Ok, non era proprio un Metroidvania. No, quello non era proprio un Metroidvania. Quello che ti ho consigliato invece è proprio un Metroidvania con una mappa enorme. Bello, dai. Seven Sirens. Oddio, può darsi pure che ce l'ho già, eh. Magari lo davano gratis da qualche parte. Però non mi sembra, no. Dai, ora cerco di essere concentrato. Meno male che sono concentrato, perché se non ero concentrato... Ah, stai in guard quando fai sta cosa? Ok, aia. Ok, questo devo capire come cacchio fare. Ah, devo fare così, 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 niente, non lo so. Ammazza, proprio sopra di me stavano, eh? Va bene. E questo? Ok. Ah, qui praticamente devo solo schivarle e basta, non posso farle nulla. Ok, dai che ci curiamo, dai che ci curiamo. Aia, di nuovo questo. Ah, ma basta che li... porca Eva. Basta che li evito però, eh. Ouch. No, peccato, dai, però più o meno sto capendo, dai. Tu hai finito la storia principale di Skyrim, invece, e volevo provare a finire Control. Bello Control, mamma mia. Lo sai che avevo voglia di rigiocarci? Perché adesso che ho una scheda col ray tracing, quel gioco deve essere una bomba col ray tracing. È tornato Franciccio, è tornato il contatore di morti ufficiale. Dai, però sei stato molto bravo, devo dire. Ok, questi si schivano.
Ora farei quella cosa bruttissima che... Ok, questa devo capirla ancora. Niente, devo evitare... Porca miseria, è difficile. Ah, ma stai in guardia tutto il tempo. Se te sei imparata proprio, qui. Ok. Va bene. Ma io quindi ti potrei fare delle magie quando fai questa cosa qua. Vediamo un po'. Ah, le senti le magie. Cazzo. Ok, le magie le senti. Complimenti, hai sprecato completamente una magia. Bene. Ok, tipo adesso, no? Potrei fargli una magia. Bene. E anche adesso, per esempio. Vai così. Vuoi continuare a evitare la verità a ogni costo? E allora sprofonda nelle tenebre eterne, proprio come Brami. E te pareva, no, che c'era l'altra fase? It's a classic. Salve, orca. Orca miseria. Togli di... Va bene. Ok. Simpatico. Avevo provato a fare Night Indigo Prophecy che riscattai mesi fa con Prey. Non conosco cos'è, della Quantic Dreams, ma è vecchiotto, credo uscì per PS1. Wow, vecchiotto tanto. Non so, fatto sta che era impossibile proprio da controllare. Ah, ok, no, vabbè, quando è così... Vai bene a dropparlo, perché c'è... Già c'è poco tempo, poi bisogna pure sprecarlo. Fa male, eh? Eccolo. Ah, che liscio. Vangulo. Ok, andata. Ah, comunque sì, è vero, quando inizia a fare quella magia posso stargli sotto. Starle sotto. Aio. Beh, questa magia gli fa parecchio male comunque, eh. Scusami. Tu da dove esci, bastardo? Ouch! Ouch! Dai! Sei solo chiacchiere di istintivo anche tu. Ti rendi conto di cosa ti attende in fondo a questa strada? Tu come ti trovi il lavoro? Sì, infatti, poi dici qualcosa. Il boss finale, no! Come il boss finale? Sul serio? No, stage 4. No, 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 non è il boss finale, dai. Ho fatto prendere un colpo, Franciccio. Un colpo. No, tra l'altro devo andare a salvare. Assolutamente.
Bello sto boss comunque, sì. Però vabbè, una volta che capisci come funziona. Ma questo che faceva? Ah, questo è Stone Blast, ok. Applauso in ritardo, figurati. Allora, quindi ora siamo lì. Ah, c'era un passaggio segreto, vedi che ci sono i passaggi segreti. Meno male, cioè, stavo preoccupando. Aumento degli HP, bene. Vai. Mi trovi benissimo, tutti i colleghi sono gentili e amichevoli, talmente gentili che mi riaccompagnavano all'agriturismo senza che io gli chiedessi nulla, e uno gli ha pure dato una bicicletta, ti ha pure dato una bicicletta per evitare che venissi a piedi. Ma che carucci, dai, sono contento che ti trovi bene anche a livello di colleghi. Benissimo. Scusami. Ma questo chi è? Ma chi è Dragon Ball? Goku. Goku sei tu? Aia. Ok. Dai. Quindi ora che ho scoperto che ci sono i passaggi segreti, rompo tutti i muri. Magia degli spiriti. Ah! Evoca lo spirito supremo Jin per causare un tornado. Eh? Ah, Windstorm, eccolo. Vediamo un po'. Interessante, eh? Molto interessante. Bene. Let's go. Voglio provare la nuova cosa. Wow. Fortino, eh? Ok. Devo immagino andare su, no? Ah, la scolopendola qui. Queste un po' mi stanno sul cavolo, queste scolopendole. Qui si salva. Bene. Ti hai dimenticato di riscattare. Beh, per fortuna eravamo... No vabbè, te l'avrei chiesto, tanto eravamo solo noi. Ma visto che eri proprio da solo, non poteva essere altrimenti. Cos'è questa cosa meravigliosa? Ah, devo girarle in modo che io riesco a scendere? Ok. Però volevo andare a vedere di là che c'era però qui. Non hai praticamente niente. Ma io non mi aspettavo due... Oh Cristo, chissà io. Non mi aspettavo due cose così grandi una presso all'altra. Wow. Era un po' grosso quel coso, eh?
E tra l'altro non posso salire, quindi niente. Va bene. Risparmi sulla palestra, giustamente. Torniamo di là. Allora. Nope. Il cellulare mi conta che ogni giorno faccio almeno 10.000 passi. Dai, ma questo è ottimo. Parn. No. Ci sono rimasto malissimo. Ma cosa? La sfera dell'anima e il sangue del cavaliere di Lodos. Ho tutto ciò che mi serve, non resta che il rituale. Se lo porterò a compimento, la memoria del cavaliere di Lodos svanirà dalla storia. E così il nobile Ashram tornerà in vita. Perfetto. Sì, sì. Assolutamente. Parn, non permetterò mai che accada. Ma è morto? Non permetterai cosa? È morto ormai. Interessante anche questo pezzo, eh? Salve. Ok. Beh, io per il momento esploro qui, eh. Ah, ok, qua si va sott'acqua. Niente. Qui si fermano le avventure della piccola Lilith. Poi anche l'amica che ho qui, che mi ha aiutato davvero un sacco da quando sono qui, ha detto che sono diventato più magro da quando sono arrivato. Beh, quello è splendido. Mi fa bene. Così quando torni, esatto, a casa di tuo padre, puoi mangiare ancora più pizza. Ok, però allora io che dovrei fare? Vabbè, provo a scendere giù di qua, dai. Allora. Ah, ok, si rompono, bene. Salve. Madonna, queste che mitragliatrici. Non mi avvelenare, ti prego. Ok. Ma per morire non voglio ripetere tutto quanto da capo. Per favore, vi prego. Mettetemi qualcosa per salvare. Bella kamekameka, kamekamea. Aiaiaiaia. Aspetta, aspetta che mi ricarico. Ricarico, mi ricarico piano piano, molto piano, ma mi ricarico. Ok. Ti sei reso conto che anche i friuliani non scherzano in fatto di bestemmie? Nelle 9 ore che sono in azienda, se non sento almeno una trentina di bestemmie ogni giorno, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Posso immaginare. Ok.
chi è che mi ha ucciso? Che mi ha colpito? Ah, il veleno sempre. Dai, eh. Ok. Allora, adesso io andrei di qua. Un attimo. Vedi, qua è collegato col mare, che con l'acqua. Poi andrei di là a vedere se c'è per caso un salvino. Sì, grande. Di qua suppongo si scenda semplicemente di sotto e ci si ricolleghi all'altro livello. Non ho tanta voglia di scendere qua, francamente. Quindi salgo su. Ah, col cappero che salto, che salgo su. Niente. Mannaggia. Va bene. No, no, no. Oh, mi ha quasi rotto le scatole, però. Vabbè, ci ho provato. Ah, ma c'è qualcosa da prendere qui. Respiro subacqueo. Subacquei. Subrido che c'è una dash. Sali, sali, te prego. Ho capito, Ciccio, però come facciamo? Sì, vabbè, ma te puoi incastrare, però, dai. Cioè, la facciamo a non incastrarci, ti prego? Niente, non ce la fai a non incastrarsi. Carichiamoci. A destra c'è un buco. Giorgio! Buonasera, sono Giorgio. Darsec mi tiene prigioniero ad Akaban. Ha liberato chiocciola Francisci 093 mano a me. Qualcuno mi aiuti. Dite al Ministero della Magia che sono innocente. A destra c'è un buco. Dove? Dove sta il buco? Ce l'avevo quasi fatta. Sopra le spade. Ah, sopra le spade. Cioè, di là a destra. Sì, 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 infatti. Ah, cacchio, è vero, si poteva salvare. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. No, non si poteva salvare. È sopra il salvataggio. Lo spirito del vento è stato potenziato, incrementa l'attacco quando controlli il vento. Fico. Che lentezza però. Ok, adesso possiamo andare sott'acqua. Se riesco a...
Level 3. Oh, ora possiamo andare sott'acqua. Già me. Capito, ma questo fa le sue bellissime. Cioè, questo ti carica e non puoi fare nulla. Finito? Dovrei andare di là. Se riesco, eh. Cosa? Mori, 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 ti prego, mori, prego. Ok. Mamma mia. Pesantissime quelle cose. Grazie. Sono pure avvelenato. Gioca sleale, bara. Ma va bene. Rieccoci qua. Salve. Ultimo, se io risalto, posso saltarti? Grazie, ciao, addio. Buonasera. Posso saltare anche lei? Molto gentile. Aspetta, questi io non li posso fare nulla. Cioè, non si possono evitare questi. Eh sì, sarei parecchio in ritardo. Avangulo. Beh, a mali estremi. Ok. Allora, dov'è che dovevo andare? Qua, a sempre a sinistra. Oddio, anche sopra in teoria potevo andare. Sopra non ci sono mai andato ancora, eh? Attenzione. Ah, qua c'è un portale, buono, che si può usare per salvare. Buonasera Trish, ben trovata. Come stai? Ciao ciao. Hai visto chi c'è, Trish? Chi è tornato? Bene bene. Allora. Ok. Poi.
Ecco, questo è grandino, eh. Ouch. Ouch di nuovo. Ouch tre volte. Va bene, scusatemi. Ritornaticcio. Ui. Allora, aspetta. Te ti salto. No, salta. Bastardo. Niente, non vuole proprio essere saltato. Non so neanche dove sto. Capito, ma c'è un modo per superarlo. Muoio perché così ricomincio dal punto superiore. Ok. Non sapevo fosse anche un ballet. Ma capito, esatto. Niente, questo devo uccidere. Oh, va a cagare. Te e tutta la palazzina tua. Ok. Poi. Maronna, però, ho capito, ragazzi, ma cioè... Non ho modo di fare qualcosa se mi attaccate in quel modo. Oh, adesso un po' sì. La barra è un tantino inquietante, Trish. E c'hai ragione. Un pochino. Soprattutto quello che esce fuori. Ok. No. L'arco è quello giusto, sì, arco oscuro, ok. Allora. Level 3, bene, così mi carico un po'. Di quelli ce n'è anche uno che canta, è baritono. Francisco, scommetto che ti è mancato sentire le battute di Pietro. Ok. Attenzione! Ma cos'è appena successo? Ma che regalone, grazie Pinky Punky. E beh, giustamente lei ha un sacco di punti perché sta nella foresta e quindi chiaramente. Bene, accetto immediatamente la richiesta. E poi Trish ci sentiamo magari in privato per scegliere quale Ocarin vuoi. Perché ce ne sono diversi in Slice Gate Zero e bisogna scegliere quello con l'intonazione giusta. Allora, sopra non ci posso andare. Non so se ha. Non so se ha letto Trish. Ci sei Trish? No, ok. Porca miseria! No, è vero, avevo i sonni molto disturbati, devo dire.
Vabbè ragazzi, siete tutti qua, che vi devo dire? Ok. Nemmeno io dormivo a casa di un gallo. E niente, tocca tornare indietro. Beh, questo è uno di quei pezzi di cui vi parlavo prima. Un po' complicati. ci sta tutto, dai. Anzi, però io potrei usare quell'altro nuovo. Porca miseria. Ah, ci sei, Trish. Mi sa che stai facendo la clip e ti sei persa il regalo di Binky Punky. Ok, allora mo devo tornare di là ovviamente, perché la vita è brutta ed è molto complicata. Guarda, scorri in alto e guarda che cosa vai a fare in... guarda cosa ha riscattato Pinky Punky per te. Magari alle 5 la prima notte che dormivo lì ho lasciato la finestra aperta, il gallo canta, guardo l'orologio, erano le 4:30. Mamma mia, potevi fartelo al forno. E ti stavo dicendo, poi ci sincronizziamo in privato, così ti scegli quale di preciso dei vari Ocarina che ci sono in Steins Gate Zero vuoi. No, no, che debitrice, è un regalo. Non esistono debiti per i regali. Allora, io volevo provare a fare quest'altro. Questo qua. Bene. Ovviamente non posso farlo per non so quale motivo. Porca miseria, oh. Ci hai pensato a farlo al forno, eh? Immaginavo. Buono, buono. Ma ora non posso più salire lì, che succede? Ah, da qua, ok. Ok. Aie, questi qua, maledetti. Ma io quanto vi odio? Oh niente, non riesco a passarlo sto pezzo. Vaffanculo. Ga, anche a te. No, ho sbagliato. Se stavo un altro po' impazzivo. Ma ti credo, mamma mia, le 4:30. Cioè... Niente ragazzi, sto pezzo è difficile. Oh carin. Cerco un attimo di concentrarmi proprio tanto tanto tanto. Che vi devo dire? Oh, dai. E voi lì siete veramente cattivi, però. Ok. Non riesco a raggiungerlo. Interessante questa cosa.
Ok. Ah, vola. Vola, mio mini pony. Ok. Bene, ora ci sei solo tu, tra virgolette. Ok. Ah, giusto, qua però non posso salire. Quindi che cosa cazzo piterina sono venuto a fare io qui? Suppongo a morire un'altra volta, perché ora mi sparate tutto addosso, giustamente. Accidenti. Eh sì. Capito, raga? Cioè, ma io che devo fa? Vabbè, io lì non ci torno più a destra. C'è una festa, l'ho detto un po' alla russa. Aspetta un attimo però, ma se io provo a vedere se nel negozio c'è... Ma tutti lontani sono i negozi. Scusami. Ma non vi può venire in mente di mettere un negozio accanto a un portale, per favore? Cioè io devo andare fino laggiù? Va bene. Va bene. Escono fuori da tutte le parti. Scusate, vado un attimo a vedere se nel negozio c'è qualche arma... Qualche arma nuova. Più forte, vi devo dire. Ma solo 28 li faccio a questi. Ok. Ok. Allora. Ciccio bello, io avrei bisogno di armi più serie perché sto messo male. Ah, ecco, vedi che ci sono. No, non ci sono. Ah sì, questa, una lancia mortale. O devo cambiare... Devo cambiare arma, secondo voi? No, perché questa c'ha un bellissimo... C'ha un bellissimo swing. No, mi piace questa arma. Vabbè. Niente. Non mi compro nulla. Sono ufficialmente offeso. 29. Ah, 95. Ah, ok, tu sei suscettibile all'aria. No, 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 no. Sto lì, devo andare qua. Io mi devo tornare indietro. Ah, aspetta, aspetta, ho sbagliato forse. Ok, abbiamo perso tempo ad andare a vedere se c'era qualche arma nuova, ma ne è valsa la pena. Sarà in brodo di giuggiole. Allora, io direi di usare questa cosa qui. Qui. Bene. Perfetto. Oh, dai. Allora, adesso voi. Ci risiamo un'altra volta qui. Vi odio. Ok. Dov'è che devo andare? Ah, di qua. Giustamente perché non devo andare sotto. Sulla destra. Ok.
vai. Bene. Bene. Non vado sotto. Io non andrò sotto. Cioè sotto intendo a destra. Cazzo, ho finito. Ti odio profondamente. Ma vabbè, ma quanto ti odio io? Affan bene. Ok. Ok. Oh mio Dio, c'è un coccodrillo. Non vado sotto. Sì, non intendevo dire non vado a destra. E giustamente non ho più mana. Che palle! Dai! Oh! Che cavolo! Ok. Che faticaccia sto posto! Che salve! Oh, c'è un boss! C'è un boss! Cioè, hanno il coraggio di metterci un boss qui! No, dai, non morire, ti prego! Non voglio ripetere tutto da capo! È vero che si salva qui? Da qualche parte, ti prego! Sì, sì, si salva di qua per forza! Per forza! Se no comincio a dare di matto! Oh sì, si salva. Bene, queste meccaniche con le frecce, ma certe sono davvero... Sì, certe sono un po' complicate. Qui c'è un portale. Bene. Dai, andiamo a fare questo boss con la B. Vai. Mi scusi? Narse il nero. Oh, piccola creatura smarrita nelle tenebre, la furia arde ancora nel tuo corpo? Ma bella Nolan, buonasera! Bentornato, bentrovati a tutti, salve! Stiamo giocando a questo bellissimo Metroidvania che è un po' complicato per certi versi, ma per altri devo dire che ha delle meccaniche molto interessanti. Strizza tantissimo l'occhio a Symphony of the Night, ma non lo copia e riesce anche ad inserire elementi molto originali. Bello, 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 bella Nolanone, quanto sei bello, come stai? Bene, bene, devo dire bene. Ciao, ciao Josh Cappei, buonasera! Buonasera a tutti! Ah, lo conosci di fama? Tutto ok? Bene, sono contento. Ragazzi, ovviamente siete obbligati ad andare a mettere un follow a Nolan e soprattutto a seguirlo, perché lui è veramente tanto tanto bravo. Ma lo sapete che lui ha costruito con un programma che permette la creazione, la gestione, diciamo, di una sorta di sala giochi virtuale? Si è creato la sua sala giochi con tutti i cabinati, con tutte le cose in giro per la sala, che ne so, nei tavolini in giro per la sala trovate i Game Boy, li potete prendere e giocare, cioè in realtà lui solo li può prendere. Ma è veramente bellissimo. Ciao Rabadaku, buonasera! Conosci Lodos? Cioè, tu hai fatto Lodos Cuoricino nel senso dell'anime, di tutta l'opera, manga, eccetera, o proprio del gioco? Non solo, ha anche creato una cameretta con le TV e tutte le console, esatto! Ah, cacchio, questa mi mancava. Aspetta, c'è una camera dentro la tua sala giochi con le varie TV e tutte le console attaccate alle TV. Ok, bellissimo, devo vederlo. Lo sai che lo adoravo anch'io? All'epoca, ora devo dirti la verità, sinceramente non è che mi ricordi moltissimo. Non ricordo quasi a malapena i nomi dei personaggi che ho riconosciuto, alcuni dei quali ho riconosciuti qua, in questo gioco. Però se devo accennare un riassunto della trama in generale,
francamente mi trovo in difficoltà. Però ricordo che ne ero molto appassionato. Dopo un po' però ho smesso. E non so il perché, lo sai, me lo stavo chiedendo l'altro giorno quando ho fatto la seconda puntata, la prima puntata di questa serie. Mi ricordavo di aver smesso. Non so se perché la tiravano troppo per le lunghe o perché mi ha deluso qualche scelta narrativa o qualche scelta a livello di trama. Non me lo ricordo. Tu mi sei illuminato. Dice io che ne so perché l'hai abbandonato. No, magari c'era... Non so, c'è stato qualche problema macroscopico proprio a livello di serie che si conosce, no? Ah, in un altro programma. Ah, ok. Quindi con un altro programma... Ma che figata che fai queste cose. No, devo assolutamente rivedermi il VOD allora. Poi appena riesco domani me lo puppo. Che figo, devo passare a vedere. Sì, sì, no, assolutamente. Dovete assolutamente andarci. Ma dovete andarci a prescindere dalla sala giochi, eh. Cioè, dovete andarci perché Nolan è bravissimo. Emu VR si chiama. Se butti un occhio al VOD, assolutamente sì. Me lo segnerò. Tu ricordi Pirotase l'elfo oscura per motivi del tutto estranei alla sua vita. Ma quella me la ricordo anch'io. Non lo so perché. Lodos è un classicone a livello di fama. Forse quasi a livello di Legend of the Galactic Heroes. Che non conosco bene. La vendetta, rinunciare alla propria libertà per farsi legare da pensieri oscuri. Un comportamento sciocco persino per uno spirito. Comunque c'è un boss adesso. Ah, ovviamente siete in zona super spoiler, eh. Se vi interessa la trama che ha questo gioco. Vabbè, è la trama che può avere un Metroidvania, ma diciamo calcata sull'universo di Lotus War. Cosa hai detto? Accetta di vedere la verità, sciocco spirito. O è inutile dirlo a chi è prigioniero nella gabbia della propria anima? Taci, drago Osculo, conosco la mia verità. Osculo, ho detto. La mia verità meglio di chiunque altro. Va bene, adesso qui ci passeremo tipo un'ora, sono sicuro. Ok, sei un po' sensibile all'elemento fuoco, grazie. No, scusate, all'elemento... Aiaia. All'elemento... aria. Le meccaniche interessanti sono che tu puoi cambiare, diciamo, elemento col quale infondere l'arma e del quale utilizzare i poteri con un tasto. Vabbè, abbiate pazienza. E la cosa carina è che in stile Ikaruga ci sono dei mob, dei mostri, dei boss, la maggior parte in realtà, che hanno delle particolari vulnerabilità all'uno o all'altro elemento. E la cosa carina è che se usate un elemento, ricaricate l'altro, quello opposto, che se raggiunge il livello 3, vi ricarica l'energia se lo usate. E diciamo che è una specie di danza tra i due elementi, soprattutto nei boss che li usano entrambi, tutti quanti. Quindi adesso io ho l'elemento del fuoco e quindi per questo motivo assorbo il suo attacco di fuoco e la stessa cosa per quest'altro. Poi ci sono le magie, c'è l'equipaggiamento alla Castlevania, è carino, no, veramente carino devo dire. Ci sono alcune meccaniche anche di platforming e di... porca miseria. E di gameplay, tipo le frecce con le quali attivi, non so, le porte girevoli, queste cose così. Ecco, io questo non so come evitarlo se non saltando. Ecco, level 3, adesso dovrei essere in grado di curarmi. E forse dovevo andare dall'altra parte. Ho questa piccolissima impressione. Va bene. Ok. Tu ormai di anime guardi solo quelli da 12 episodi. Oddio, devo dire che anch'io adesso se dovessi rimettermi a vedere, non so, dei grandi classiconi... a livello di sia di manga che di anime, no, assolutamente non ce la farei. Troppo lunghi. Quindi concordo. Io gli anime dei manga di 20 anni fa, grazie mille del follow, raba, di 20 anni fa rifatti adesso. Ah, ok, quindi vari JoJo, Helsing, vabbè, c'è, oh ragazzi, c'è Bastard, eh. Se voi della Darch TV non vedete Bastard, basta.
Buonasera Griffon on Twitch, bel giochino Lodo, sconsiglio gioco di Overlord se vi piace questo. Il gioco di Overlord? Come si chiama? Si chiama proprio Overlord? No, perché a me i Metroidvania, cioè, fanno impazzire, io devo, cioè, c'ho proprio questa mia fissa personale che devo giocarli tutti. Anche una grafica niente... No, ma guarda, è veramente, veramente bello. Mi sta piacendo un sacco. Consiglio, consiglio proprio a piene mani. Consiglio a piene mani, vabbè. Ok. Quindi, sì, sì, questo è del 2021, forse è settembre 2021. Oddio, c'è per console retro, quindi forse l'hanno ripreso da uno vecchio, sempre in stile, in sempre con tema Lotus War. Adesso però devo scappare che domani mi attende l'ufficio. Beh, io ti ringrazio tantissimo di essere passato, grazie del follow e alla prossima. Buon lavoro per domani, ti capisco. Anch'io tra... No, vabbè, io fra... almeno un'altra oretta ci dovrei essere. C'è l'anime di... Esatto, esatto, quello che stavo dicendo su Netflix. Vedetevelo. Overlord Escape from Nazarick. Vado subito a vedere, se no mi dimentico. Overlord Escape from Nazarick. Ok, lo wishlisto e me lo studio appena sono offline. Off live. Sembra carino, eh? Ah, ma è proprio recentissimo anche questo. Che belli questi giochi. Vai, aggiunto alla lista dei desideri, grazie mille. Se voi non vedete basta, bastard, basta. All'annuncio del remake dell'anime mi sono messo a piangere perché era il mio sogno bagnato dopo aver letto il Complete Edition. Vabbè, guarda, tu stai parlando con uno che si chiama Darsh su internet dal 1997, credo. Quindi forse ti capisco. Ah, poi io posso spararti le magie però, mentre tu fai questa cosa bellissima delle stelline dalla bocca, no? Giusto? Ecco, cominciamo a mettere i puntini su lei, come si suol dire. Ok. Ora dovrebbe fare il raggio della morte e io volo. No, non fa il raggio della morte, fa le meteore della morte. Aia! Ok. Ecco, raggio della morte, ma io levito. Sto levitando, oppo bacco, ok. Mi carico un po'. Ah, qua dovrebbe girarsi, giusto? Quindi io mi metto di qua. Bene, sì, perfetto. Magia. Io la luna, ok, prego, questo è di un'attacca superiore. Di un'attacca superiore. Porca miseria, vedi a distrarmi. Di un'attacca superiore a questo? Ah, questo è una, di un'attacca superiore a quello, ok. No, no, guarda, già ho visto. Mentre l'ho messo in wishlist, già ho visto qualche. Scusi? Qualche filmatino. Porca miseria. Ecco, questi sono i miei momenti, diciamo, tra grossissime virgolette, alla Ikaruga. Ok, comunque ti ho in pugno, caro, ormai, eh. No, 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 no. Quindi dirigiri di nuovo. Mamma mia. Ok, qua ti posso fare le magie. Anche perché gli OV sono praticamente introvabili. Concordo. Ma proprio in generale, eh. Anche a livello di... diciamo, per vie traverse. Mettiamola così. Ma io ce li dovrei avere nella mia collezione di videocassette, DVD e cose anni 80, tipo. Solo che non ho il coraggio neanche di entrarci in quel posto. Perché è un garage nel paese di mio padre.
in cui c'è tutta la roba su, secondo me se scavo lì dentro trovo delle cose, delle perle assolute, sono sicuro. Purtroppo non trovo il retro computer che mi piacerebbe trovare, ma vabbè. Ti ho ammazzato così già? Diedero gratis su GOG Shantae and the Pirate Course. Mi sa che non ce l'ho allora, perché io su GOG non controllo quasi mai, a meno che non l'abbiamo segnalato nel server Discord. A proposito, vi invito a partecipare al server Discord, ragazzi. Ok, così abbiamo aperto tutti i portelli rossi. Perché si parla un sacco. Spada meccanica. No, non mi piace. Ci si diverte, si chiacchiera, ci sono un sacco di canali testuali di vari argomenti. Ah, ti ha beccato il bot, perdon. Sì, arrabbia un pochino se parlate in maiuscola. È un po' antiquato, scusatelo. Anche per vie traverse non si trova, infatti. Bene. Quindi, ora abbiamo aperto i portali rossi. Che, se non erro, sono lì. Però io dovevo ancora andare a controllare un paio di cose. Parecchie cose. Tipo, per esempio, potrei andare qui sotto. E poi andare qui sotto. Qui c'è il pulsante viola, che ancora non so neanche come è fatto. A parte il fatto che è viola. Va bene. Io salverei, Sì, è un po' suscettibile, purtroppo. Abbiate pazienza. Vabbè, io proseguo di qua a questo punto. Dovrei renderlo un po' più permissivo, però, sto bot, perché... In fondo, che c'è di male a strillare un po'? Ah, quindi sei abituato? Sì, no, ma come dicevo, alla fine... Cioè, se non capita troppo spesso, non dà assolutamente fastidio. Il bot potrebbe anche essere impostato in modo un po' più permissivo. Adesso ci penserò nei prossimi giorni. Allora, salverei. No, l'ho già salvato in realtà. Io salirei. Salve. Ti odio veramente tanto. Cioè, io la odio a quella cosa. Devi strillare con moderazione, esatto. Dino, buonasera. Accidenzi. Ma grazie. Accidenti anche a te. Grazie mille dell'abbonamento. 27 mesi. 27 mesi sono veramente tantini, Ma non vi siete stufati? Ma io mi stuferei a 27 mesi, dai. Come stai, Dino, a proposito? Come va? Porca, quanto fai male. No, non morire. Ti pensiamo molto spesso sul canale, Dino caro. Mamma mia, per un pelo. Ok. Ma c'era un salvataggio, non ci posso credere. Dino, ma tu l'hai vista la nuova sigla? No, ti prego. Sì, c'è anche Franciccio, hai visto, è tornato. Stasera veramente non ho parole. Seratona. A parte il gioco, cioè, che sto facendo. Buonasera, veramente sono pena. Giorgio. Darsec mi tiene rinchiuso nella stanza delle scope. È pieno di anziani che giocano a carte e bevono bianchino. Per favore, liberatemi prima che qualcuno giochi il sette di denari di prima mano. Il set di denari di prima mano. No, è un errore tremendo. No, sto morendo. Sono morto. Ocarin. Ocarin. Ok, aspetta, Chiaramente poi ci sono i mob che hanno
come sparo uno dei due elementi, che se, se gli sparate con quell'elemento non gli fate niente. E quindi è abbastanza triviale la cosa. Wow. Allora, io dovrei andare teoricamente in alto a destra. No, aspetta, in alto a destra c'era quella specie di... No, non c'era nulla, devo andare giù. Perché sto avvenendo? Perché sto avvenendo qua io? Devo andare giù di là, c'è la porta rossa. Ok, aspetta, ma fatemi fare una cosa. Vado a salvare qui. Perché almeno non mi devo rifare quel pezzo della... Ok. Quel pezzo dove ci sono 20.000 mostri per metro quadro. Ok. Bene, i miei dorati coccodrilli. Per un pelo. E quindi che dici, Dino? Tutto bene? Sei indaffarato ultimamente? Incendi, cose? O sei ancora in ferie? Ok, allora, il portale quello rosso è lì sopra. Io salverei. Visto che sta qua. Oddio mio, ma c'è lui. Ma quanto lo odio questo! Mamma mia! Mi fa venire proprio il... Cioè, gli ho sparato prima ancora che il gioco avesse creato lo sprite. Ok. Bene. Non esagerare, Dash. Oh, sì, funziona lo stesso! Bellissimo! Ok, ciao. Ciao, 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 ciao. Via. Ok, zona nuova. Ma progetto, buonasera, grazie mille del raid. Come stai, caro? Qui ci abbiamo i bidenti. Anche se non lo uso più, ormai è l'arma mascotte. È l'arma mascotte del gioco, dai. Sì. Come stai, carissimo? Che facevi di bello? Sono tornato dalle ferie. Ok, il turno prima che tornassi la mia squadra è andata in supporto a Gorizia, quindi me la sono sfangata per questa volta. In effetti... Però mo ti tocca ricominciare. Ci sono alcune novità sia sugli audio, sì, che sulle icone, ma quelle le avevi già viste. Torno dopo perché devo scappare a cena. Oh, ma buona cena, ammazza, ma è tardissimo per cenare. Dice, ma fatti i cavoli tuoi, Darsh. C'hai ragione, ognuno cena quando vuole. Sì, dovrei esserci ancora per un tre quarti d'ora più o meno. Divertentissimo perché gli sparacchini mi rilassano sempre. Sì, devo dire di sì. E devo ancora rendermi conto di cosa mi hai consigliato l'altra volta, eh. Io me lo sono segnato. Ma ancora non ho avuto il coraggio perché poi so che mi ci chiudo. Occhi tocchi! Sai, Darce, che maniaco del completismo quale sono, mi urta sapere che c'è il best of di Steins Gate e manca quello di Steins Gate 0. Caro Cardino, caro Dino. Lo so. Ma allora. Ammicco tantissimo. In senso generale? O stai ammiccando in quel senso? No. Com'è possibile? Com'è possibile cosa?
Mi sono perso qualcosa? Che cosa ha visto? C'era qualcuno? Sì, ma chi era? Non so. Non lo scopriremo mai. Ucarin! Ciao Trish, grazie tantissimo della compagnia, del saluto. E ci vediamo alla prossima. Voi mummie siete bruttissime persone comunque. Tutto ruo anche a te. Dai che con Dino Bandino ci regala una delle sue parti di best of, è un amico che serve a testare il terreno nei tuoi confronti. Guarda, io sono strapronto per fare una cosa del genere. Non so se sono strapronto per rivedermele tutte, come ho fatto per Zero Escape. Prima o poi lo farò anche per gli altri, statene certi. Mi era anche venuto in mente di farlo in live con voi mentre si cazzeggia. Non lo so, mi andrebbe tantissimo, ma non adesso, cioè. Quindi se il tuo amico è quello che penso che sia, ok, cioè mi trovi proprio ok, non so come ti va, ma ok. Cioè non ho veramente idea di come ti possa andare una cosa del genere, quanto cacchio fai male. Magari tra un incendio e l'altro. No. Detta così. Ok. Siamo sopra. Ma lì sotto cosa c'è? Perché non sono andato lì sotto? Scusatemi. Non lo so. Mi sono distratto. Attenzione. Dai, lui adesso ci avrà qualcosa di nuovo, no? Dai. Dai. No, niente. A velocità 1 c'ho ancora la spada più forte. È una persona veramente poco fornita comunque. Non mi piace per niente. Velocità 4, attacco 27. Vabbè. Se le cose vanno come spero, per ottobre potrei fare più che... Madonna, sono emozionato già adesso, Io te lo dico. Il best of che creiamo insieme mi... Madonna, quanta gente. Vabbè, ciao, me ne vado. Sono sempre epici. Cioè, in realtà dovrei dire i tuoi best of, perché io mi limito a tagliare e montare quello che tu mi dici di tagliare e montare, quindi. Diciamo che sei il regista, ecco. Aspettate che mi curo un attimo. Salvo anche i gattini da sopra gli alberi, certo. Vabbè, sono l'uomo più maldestro del mondo. Comunque... No, aspetta, prima del boss volevo andare su. Mi sono fatto male, aspetta. Volevo caricare un po' le armi, ma... Non mi riesce proprio. Ok. Quei stramaledetti gattini. Si mettono sempre nei guai. Pietro. Qui c'è un... Beh, non è male il teletrasporto qui, Va bene, dai, proviamo a vedere questo boss. Anzi, no. Prima carichiamo un attimo le armi, va? Tanto c'è il salvataggio qua dietro. Ok, questa è fatta.
Dai, l'ultima volta. Ok. Altro boss, altro regalo. Sarà l'ultimo? Chissà. Forse potrebbe essere l'ultimo. Salve. Preparati, elfa oscura. È lei. ora non c'è più. Per la prima volta mi sono resa conto di quanto sia difficile contenere la propria ira. Io ti affronterò per dare sfogo alla mia ira ardente. Non eri stata tu a dire di non avere ragioni per combattere, alta elfa? Taci e muori. Va bene, ok, ora devo ricordarmi che cosa fai tu. Sicuramente fai male. Grazie. No. Ah, giusto, tu sei quella che basta che la colpisco da lontano e siamo a posto, più o meno. Scusami, hai ragione. Non volevo sminuirti così. Bene. Che botta. Va bene, ora dirò una cosa che piace tanto a Pietro. Sei meglio te. L'ha scolata un po' ed è rimasta ardente. Un po' prima, sì. Va bene, ho capito come funzioni. No, gli sono caduto addosso proprio. No, mi ha preso. Oh cavolo, che è sta roba, man? No. Sì, ok. Ok. Aia. No, togliti, ti prego. No, stava andando bene. Fa malissimo se ti prende con uno di quei colpi là. Ciccio è sempre preciso e intransigente come uno svizzero col contatore di morti. Sì, è proprio... Dove vai? Mi sono un attimo perso. Sì, è tremendo, Franciccio. Che due palle. Ah, è vero, questo... Se gli sparo nel momento giusto le frecce, le prendo. No, con le frecce veramente la prendo pochissimo. Porca miseria. Niente. Niente, se riesci a bloccarti, fine. Fine dei giochi. Sì, è quello che cerco di fare. Ma non è che si libera molto facilmente. Sto facendo schifo, aspetta. No, ricominciamo. Cominciamo. Mannaggia a me, prima era perfetta come run. Sono distratto un cavolo di secondo. Oh, quando fa quella cosa, sinceramente non capisco dove devo mettermi. Ah, è sbagliato. Ecco qui. Beh, giustamente se non riesco a stare sotto è difficile.
quando salto e lei fa quella cosa è la fine. Ce la posso farcela. Focus, hai ragione. Devo focussarmi. Tipo, passargli sotto è una buona cosa. Non devo saltare a cazzo di cane. Quello sicuramente. Va bene. Complimenti comunque, veramente riesci a beccarmi sempre? No, ho sbagliato. No, qua ho sbagliato io. Si può fare. Dai, salta, bastardo. Porca miseria, oh, ogni volta che salto lei riesce sempre a fare la cosa giusta, ma chissà come mai. Ma chissà. Non capisco proprio. No, è palesemente scriptato, appena salti. Mamma mia. Lei comunque ci prova a zompare. Vedi? Ho sbagliato io perché chiaramente... Con calma, dignità. Ecco le palle. Maronna, devo carmene. Sì, ma tanto c'è la seconda fase, non è che... Dannazione. È la mia fine. Questa è la fine di tutto. Ti sbagli. Questo non è che l'inizio. E te pareva. Usi la mia vita. Nobile Ashram. Ok. Ora c'è il vero boss, immagino. Che sono bellissime quelle emoticon. Grazie di me. Optim Epic, sì. Ah, ok. Che forte. Quindi suppongo che questo sia il vero boss? Ma non devo farlo adesso, devo raggiungerlo tranquillamente in un'altra area, giusto? Ci sono le porte viola ancora? Ancora, ancora. Oh. Voglio quella spada. Dove sono finita? Voglio questa spada, grazie. Cimelio. No, fa un po' più schifo però. Ah, è... What? È meno... Ah, ok. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Non ho le mie cose. Oddio, quanto è lenta. No, ragazzi, guardate. Somigliava a me quando faccio la cacca la mattina, anche se io siedo così sul trono. Beh, direi che non è molto efficiente questa arma, eh? Proprio no. Ah, non ho più neanche il doppio salto, eh. Sono tornata proprio come mamma mi ha fatta, in tutti i sensi. Questa è un'arma per noi o per facilitare il compito dei nemici? Non lo so. Per il momento, salve. Per il momento ce la teniamo, magari poi la potenzieremo, non lo so. Ma
Vabbè, io scappo perché mi sembrano un po' overpowered questi cosi. O è un flashback o è un tipo un altro mondo. Mi ha teletrasportato in un altro mondo. No, ma il problema è che sono troppo forti questi qua. A meno che non devo usare quest'arma qui. No. Proprio decisamente no. Perché non so se vedete la vita, ma non... No, qua devo semplicemente scappare. Non riesco però a scappare. No, infatti, pensavo anch'io. Pensavo almeno di one shotarli o qualcosa del genere, ma niente. Sì, sì, sono tornato a livello 1. Non ho incantesimi, non ho abilità, non ho niente. Che cacchio devo fare? Vabbè, provo a ucciderlo. Ma come potete vedere... No, voi non potete vederlo perché c'è la mia faccia davanti, ma... Ma gli faccio proprio il solletico. Mi sfugge qualcosa? E ce n'è più di uno e non riesco a evitarli. Griffon on Twitch, ciao. Intino, guarda, per il momento cerco di provo ad evitarli. Ci riuscirò a evitarli, no? Ok, sì, ci sto riuscendo, aspetta. Ok. Ok. Parn, e anche voi? Sì. Ah, sono finti? Oddio, ma non mi guardano. Si girano dall'altra parte. Sembra che usi uno stuzzicadenti, esattamente. Era quel rumore? Sono dei fantasmi e va bene. Ma chi devo fare qualcosa? Niente. Di là non posso andare però, scusatemi. Ah, devo fermarmi sopra fino a che non scompaiono. Ok. Ma cosa sta succedendo? C'è qualcosa di strano. Questo non è un fantasma. Mi fa male la testa. Ah, questo sì, ok, adesso scompare anche lui. La mia testa, ah! Wow. Ah, eccoci. Cosa è successo? Era solo un sogno? Sapessi. Comunque è bellissimo sto gioco. Stage 5. Ma potresti entrare nello schermo, grazie. Gentilissimo, eh. Salve. Ma lì sopra secondo me si salva. Aia. E forse non lo scopriremo mai perché sto per morire. Ma chi mi ha ucciso prima? Scusatemi. No, non c'è un salvataggio. Forse qui? No. Va bene. Forse qui sotto?
No. Ok. Però qua ci vado molto volentieri. Azzu. Ok, dai. In qualche modo ci sono arrivato. Lo spirito del fuoco è stato potenziato. Buonissimo. Il problema adesso è risalire. Madonna. Ah, praticamente un'unica cosa li controlla tutti. Dai, era abbastanza semplice per fortuna. Salve, spirito del fuoco quindi. Bello. Tecnicamente però le morti nel sogno non dovrebbero contare. No, ma infatti Franciccio è proprio cattivo cattivo. E in questi casi fa troppo bene il suo lavoro. Ah, ecco che mi ha ucciso il lupo che è nato dal sangue del Bright. Bene. Wow, mi faccio male con questo al massimo, eh? Bastardi. Allora, di qua. Ok. Ma guarda che forte! Sì, viva la fisica, Darch, mi raccomando. Darch. Dai. Ok. Figata. Io lo odio tantissimo. Ah, non l'ha contata? Come no? E quel più... Ah, quel più era dopo, quando sono uscito. Oh, grazie, grazie tantissimo. No, devo salire da un'altra parte. Sì. Valgono e come, vedi che sei crudele? Allora, lì c'è una porta viola che non posso aprire ancora. Tu chi sei? Che male mi fai ora? Aiaiaia. Gnomo, proprio gnomo. Ah, gli posso distruggere i suoi massi. Ma no, allora è facile. Ok, level 3. E chi sei? Belvartigliata! Pregato? Bene. Bene. Nazi Franciccio. È troppo efficiente Franciccio, troppo efficiente. Ho sbagliato tasto ovviamente. Ok, di qua. Salve. Lei è molto forte. Aia. Ma li sto facendo male? Sì, ma non mi dava i danni che le facevo. Ah. Che palle. Un salvataggio?
No, eh. Ma anche no. No. Salve. Ti vedi da sotto quanti danni gli faccio, però è strano che non... Ah! È strano che non mi segni. Sono un po' di più con quest'altra cosa, ma forse perché è semplicemente più potente. Ah, qua non posso salire, perfetto. Fantastico. Mi verrebbe da andare giù a me, sinceramente. Però voglio anche vedere cosa c'è di qua. No, vorrei salvare magari prima, però. No, devo salvare. Provo a vedere se di qua c'è un salvataggio. Non c'è. Ma c'è un Mimic, maledetto. Ciao Belgiuzzo, buonasera caro. E qui c'è la porta viola. Che cos'è quella a fare? Ok. Come stai caro? Non ci posso credere. Lo sapevo che c'era. Ci sono andato sopra. Va bene. Allora andiamo piano 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 qua sotto. Troppo troppo veloce. C'è un portale. Attenzione, c'è un portale, lo sfrutterò immediatamente. Vai. Ti stai affezionando, sono contento. Hai visto, c'è anche Franciccio stasera. È tornato proprio stasera. Grande serata oggi. Allora, io devo andare di qua. Allora, io sto grifone quanto... Ok, ciao, ciao. Vediamo che c'è di qua. C'è un altro Mimic. Non ci posso credere che ci casco così. Ma perché? Mi sono lasciato proprio lustrare gli occhi dall'arma. Niente. Allora, vediamo. Maio Cremisi è un po' più veloce di quello che ho io adesso. Ah, attenzione. Questa potrebbe essere un'interessante variazione a quella che avevo io, eh? Perché è un po' più veloce, vedete? E fa anche più male. No, oddio, faceva più male. Ma Cimelio ce l'ho. Ma Cimelio è quello che stavo usando. Ah no, non fa più male, fa meno male. Ok, però è un po' più veloce. Però fa meno male di poco. Ci provo, eh? Salve. Beh. Mi sembra tutto molto molto più rapido, no? Beh, non mi sembra male quest'arma. Comunque io andrei a destra. Non è lo stesso canale senza di te, è vero. Beh, sì, un pochino abbiamo... Un pochino siamo andati avanti, eh. Ma volevo capire dove portava questo percorso. A un vicolo cieco, dai! Io continuo ad andare avanti quando cambio schermata. Continuo ad andare avanti come se...
non sapessi che saranno rispawnati tutti i mob. Non c'è, non niente, non c'è niente da fare. Ma vi spiego il perché, perché mi sto ammazzando di Rogue Legacy. E quindi è una sorta di automatismo, un seguitore. Più lento ma più forte. Massimo. Oh, che bello! Mentre questa è una spada magica. Spada magica. No, a me piacciono quelle con... La spada da mobo! Esattamente. Mi piacciono queste qua. Mi spiace. Con lo swinghetto. Allora, andiamo a salvare, va? Ma comunque gli faccio veramente tanto, ma più male rispetto a prima. Ma non è che... Non sarà tutto merito della nuova arma. Ma forse sono... Alcuni nemici sono più suscettibili, sai, ai danni blunt piuttosto che slash, cose del genere. Ma qua cos'è secondo voi? Qua c'è qualcosa? Leoni leopardati, esatto. Riesci a dimenticare la cosa in tempo record. Dici a me? Io sono tremendo. È il mio superpotere, credo. Sì, è il mio superpotere. È bellissimo il secondo capitolo, sì. Di Rogue Legacy, sì, tantissimo. Sto proprio in fissa ultimamente. Allora, va bene, torniamo di là. Boh, non lo so, sono passato dall'ucciderli con un po' di fatica a quest'arma che è tremenda. Non so da cosa dipende, però. Ah, forse dai continui level up anche, sì. Beh, oddio, un pochino sì. Sono dei nani da giardino, sì, sono degli gnomi. Allora, qui vorrei andare di qua un attimo. Non posso andare di qua. Va bene, qua ci vorrà tipo la classica abilità per appallottolarti. Cioè, vi ricordate prima quanto ci mettevo a uccidere lo scrigno, no? Ah, forse è il fuoco. Ma dove cacchio devo andare? Ah, di là. Ups. Il Dadada, no. Il Dadada è una visual novel russa che abbiamo fatto tempo fa e che ha tradotto Mizraim. E io l'ho portata in anteprima sul canale. E deve ancora essere finita, in realtà. Ok. Allora, di qua. Di qua c'era quella parte simpatichella, ok. Vediamo. Perfetto, vai Darsh, vai così. No! Ma no! Ma non volevo capitare lì. Vabbè, figurati. Quella però in caso recuperatela perché merita veramente tanto. Non è ancora finita, quindi non sono tantissime live. Ok,
Ok, calma, volevo capire quasi. Ah, poi io lì sotto devo saltarlo quel pezzo. Ok. Ok. Sì. Yeah, però non riesco a... No, vi prego, no, vi prego. Sono arrivato fino a qui, ci ho messo... Ho fatto il culo e non funziona. Va bene. Oddio, contro mano è un po' complicato, eh. No, 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 aspetta. Ok. Che squadre stanno giocando non ne ho proprio la minima idea. Sono la persona sbagliata a cui chiedere cose di calcio. Ma di nuovo al contrario. Niente, gira al contrario. In qualsiasi modo, vabbè, scendo giù, va. Capito. Oh. Tu sei cottissimo e sul calcio non ci azzecco niente. No, ma neanche io, in generale. Quindi per me era plausibilissimo che di 3 agosto ci fosse una partita di calcio. Figuratevi quanto ne capisco. Allora. Cerchiamo di salire. Questi cacchio di ragni. Di là abbiamo detto di no, quindi andiamo di qua. Porca miseria. Ah, ma di qua non posso andare. Ok. No, no, io proprio 000. Niente, non posso salire proprio per niente qui. Sì, ma infatti guarda, mi sa che... Sono un po' in stallo, devo dire, perché di là non posso andarci. A meno che non mi è sfuggito qualcosa qui. Ma non mi sembra, no? Di là non riuscivo ad andarci, a salirci. Sbaglio? Buonanotte, Pietro. Alla prossima. Ci vediamo venerdì in caso. Notte notte, ragazzi. Vabbè, facciamo che ci pensiamo la prossima volta, dai. Facciamo che ci pensiamo la prossima volta. Tanto ho salvato? Boh, dice... Forse è meglio non andare a salvare, eh. Sì, andiamo a salvare. Notte, notte. Non ho ben capito cosa devo fare adesso. Comunque, boh, ci penseremo. Allora, ci vediamo venerdì. Andiamo bene. Ma non so se ci vedremo con questo. Perché, come vi dicevo, potrei fare una piccola digressione su un'altra cosina. A sorpresa. Che secondo me vi piacerà. A me piacerà. Cioè, è abbastanza intrigante, è strano. Non dovrebbe durare molto. E non resisto più, sinceramente, però non lo so, vediamo. Lo scoprirete venerdì, perché non l'ho ancora deciso. Fury l'avevo finito, mi è piaciuto tantissimo, però mi manca l'ultimo boss
quello extra. Cioè ce ne sono due extra. Il primo l'ho fatto. Il secondo è quello che devi giocare per forza nella modalità quella superiore, che si chiama Furiosa. E ho fatto le prime due o tre fasi. Ne ha una marea di fasi e sinceramente in quel momento non me la sono sentita più perché era tardi. Quindi probabilmente lo farò per conto mio. Poi in caso se dovessi riuscire a batterlo vi faccio un video. Boh, lo metto su YouTube. Non ho idea. Però bello, bellissimo. Mi è piaciuto veramente tanto. Veramente tanto. Allora, io ragazzi vi saluto, vi ringrazio tantissimo. Se rimanete un attimo facciamo un raidino. A chi lo facciamo il raidino? C'è Kano Bisboc che stanno... Che stanno facendo? Stanno parlando ovviamente di cose... di retro gaming. Se no avete qualche... Grazie mille per il follow, Griffon. Grazie. Avete qualche suggerimento? Qualcuno che conoscete che magari io non conosco? Tipo Retro Lovers, per esempio, potremmo andare a trovare. Beh, andiamo a trovare Retro Lovers, che è un sacco che non lo raido. Allora, io vi ringrazio veramente tanto, ragazzi. Stasera siete stati fantastici. Mi avete fatto due raid, è tornato Franciccio, un sacco di sub. Non ho parole. Grazie davvero tanto. Ci vediamo venerdì, allora. Buonanotte, fate i bravi, mangiate tanta verdura e frutta, soprattutto perché fa caldo. Sì, Retro Lovers è fortissimo. E un abbraccio, grazie davvero. Ciao, buonanotte. All right, man. Chef Scalpem. Sto boss è una merda, raga. Proprio una merda, sto boss. Cioè, proprio è il top della merda, eh. Fa proprio schifo.